E la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di Dio il sorriso. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso, ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Ho incrociata alla stazione che seguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. I giornali in una mano e nell'altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino. E lei non mi farà mica lo scherzo di andare in ferie quest'anno? Come faccio se mi abbandona? Tranquilla che non l'abbandono. Vado solo un giorno, poveretta, da mia sorella. A Ferragosto, come ogni anno. Ma mi piace stare in agosto a Bologna, quando van via tutti quelli che rompono i maroni e restano solo i migliori, come lei. E poi, a Bologna, d'agosto, bisogna starle vicino. Non si può mica lasciarla da sola. Domenica 2 agosto 2015, anniversario della strage alla stazione di Bologna, e questa è Lateral. Che poi io mi scuso, lo so, non dovrei, questa è una rassegna stampa cazzara, oggi neanche dovrei essere in onda, però tutte le volte, tutte le mattine di ogni anno, tutti gli anni, è come se rivedessi tutto. Bruno Vespa con la maglietta da tennis in collegamento al TG1 che dice è stata una caldaia, perché diceva le cazzate già allora, e poi l'autobus giallo e rosso con i tiri bianchi ai vetri, le salme dentro e la gente sul ponte di Galliera che guarda e sta zitta, perché sarà che io sono figlio Endrocchia, ma pure figlio di un ferroviere, anche fratello di un ferroviere, ma io me lo ricordo mio padre che viene a casa e dice sai... C'era anche una bambina, non l'hanno mica trovata più. Ho incrociata alla stazione che seguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. I giornali in una mano e nell'altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino.